E what a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo e molto probabilmente ultimo episodio su Little Miss Fortune. Ebbene sì ragazzi, da quello che ho potuto vedere ci troviamo ormai a buon punto e quindi, come vi dicevo, questo sarà l'ultimo episodio su questa serie. Per cui ragazzi, vi ricordo che il vostro sostegno con i like è comunque fondamentale ai video. Quindi se avete tanto apprezzato questo gioco, questa serie, e se avete apprezzato questo finale, anche se non ho la minima idea a cosa stiamo andando incontro, spolliciate il video e vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like. E quindi eccoci di ritorno dopo che la volta scorsa, ragazzi, siamo stati allo zoo, siamo stati al Luna Park, anche se purtroppo abbiamo fatto vivere la piccola Miss Fortune dei momenti poco piacevoli, come ad esempio nella casa degli orrori. E niente, Mr. Voice è sempre più infimo, ragazzi, c'è davvero qualcosa che non va. Siamo riusciti ad arrivare nella terra di quella che dovrebbe essere la casa di Benjamin la volpe. Tutto davvero troppo strano. L'atmosfera che c'è in questo posto comunque fa presagire cose direi inquietanti, visto che è stata anche, ragazzi, una figura che sembrava quella della morte a traghettarci qui. Quindi anche questo è un simbolo davvero molto grande. Eccoci qua, direi di non perdere più tempo. Vediamo. Questi sono giocattoli. Sono giocattoli, appunto. Abbiamo potuto vedere che tanti bambini sono scomparsi. E secondo Mr. Voice è colpa di Benjamin, perché secondo Mr. Voice le volpi sono malvagie e cattive. Guarda, è il cimitero dei giocattoli, te lo dico io. Ma qualsiasi cosa tu dica, Miss Fortune. Perché ci sono tutti questi giocattoli? Che ora è? Sta diventando davvero buio. Mr. Voice, ci sei? Ehi? C'è qualcosa che non va qui. Qualcosa che davvero non va. Cosa c'è che non va, Mr. Voice? Che intendi? Sta arrivando. Nasconditi. Non so a cosa stai giocando, ma se mi spaventi, chiuderò gli occhi. Hide. Incredibile come tutto abbia cambiato tono, ragazzi, nel giro davvero di poco. Nel senso, eravamo a Luna Park, era tutto bello fino a un certo punto, si fa per dire, e qui c'è Mr. Voice che dice sta arrivando, nasconditi, sta diventando buio, e c'è il fantasma che Miss Fortune ha detto sempre di vedere del suo amico giapponese. Hiro? Perché continuiamo a vedere questi spiriti che spariscono senza dirci niente? Perché? Oh. Strano non sia caduta, la poverina cade sempre. Io ragazzi vi giuro che ho inquietudine ad andare avanti, specialmente a causa di sta musica. Opla. E opla. Oh, ecco qua. Minchia, gliel'ho tirata. Accidenti. Ah, il mio piedino si è incastrato. Oddio. Che? It's the monster. È il mostro. Che cazzo è? Lo vedi? Lo vedi? Oddio. Oddio, che cazzo è sto coso? Che cos'è? Che cos'è? Lasciami andare. Oddio. Oh, Miss Fortune. Rallenta. Da cosa stai scappando? È la volpe? Fosse la volpe. Sono sicuro che fosse la volpe. No, è il mostro, l'ho vista di nuovo. Non sai di cosa stai parlando. Sì che lo so, l'ho visto. Benjamin! Non fare un solo movimento. No. No, qua ragazzi qualcosa puzza terribilmente. Un mostro gigante ha cercato di prenderci e Mr. Voice fa finta di nulla. Benjamin non ha cattive intenzioni, mi alzo. Oh, le tue zampine. Sono così morbide. Non toccarla con le tue schifosissime zampe, bestia. Fermati, lo stai spaventando. No, Benjamin, non andare. E l'avevo detto che questo gioco nascondeva qualcosa di molto più oscuro.
Lo avevo detto. È solo che il peggio è arrivato alla fine. Per favore, Miss Fortune, fermati, ascoltami. C'è qualcosa che ho bisogno di dirti. Se continui a correre, ti farai male e non voglio. Sei troppo importante. Ma voglio trovare Benjamin. È stato carino con me. Fidati, è pericoloso. Smettila di correre, per favore. No. Io spero, ragazzi, di non sbagliarmi. Spero che il gioco non ci stia tendendo una trappola e che Mr. Voice alla fine davvero abbia ragione. Ma non mi fido più di lui. Continuo a correre. Oddio! Oddio, mi sfaccio! Davvero? Non ricordi che ti ho detto che se continui a correre finirei per farti male? So che avrei potuto essere più specifico, come c'è una trappola per orsi più avanti. Fermati o ti ferirai. Ma, ok, grazie. Chi l'ha lasciato qui una trappola per orsi, comunque? Non ho visto nessun orso. Non voglio puntare le dita, ma è stata ovviamente la volpe. Tra l'altro io, a me non piacciono le volpi. Ho quella che chiami foxfobia. Sì, lo giuro. Adesso concentriamoci di nuovo sulla felicità eterna. Ok. Questo gioco continua a destabilizzarmi, ragazzi. Perché la voce aveva ragione. Fermati o finirei per farti male. Lo sapeva. Ma perché non vuole che lei si faccia male? Ha detto sei troppo importante. Lui la sta usando. La sta usando, insomma, a qualche fine. Non lo so, ragazzi. Veramente. Io non so più cosa pensare. Se lui è davvero buono, ha buone intenzioni, o se è solo un bugiardo. Non so che dire. Mi fa pensare a Bubsy, sai? Ti ho mostrato Bubsy l'orso? Nell'angolo segreto? Beh, sarebbe davvero triste di questo. Queste trappole per orsi, perché lui è un orsacchiotto. Vive nel mondo di fantasia dove non ci sono trappole per orsi. E se potesse venire nel bosco, vedrebbe questa cosa e non saprebbe che ci morirebbe. Adesso sto vedendo... vabbè. Adesso è morto. Bubsy è morto. Ma di cosa stai parlando? Di Bubsy, non hai ascoltato? Continuiamo, Miss Fortune. Ciao, Bubsy. Oh, intrappolato a morte nella trappola per orsi. Ma che cosa triste. Vediamo cosa dice questo. Mettiamoci la pietra. È incastrata. Ok, quindi non uscirà più. L'illuminazione di Prime Eve si dissolverà. Dissolverà. The filth. Ok, filth, la sporcizia, esatto. Quindi avevo capito bene. Quindi dissolverà la sporcizia dell'oltre. Ma che cazzo vuol dire? E la pietra, aspetta, non possiamo più prenderla. Ha detto che era bloccata. Fatemi comunque controllare. No. Non possiamo più prenderla. Io non so più che fare, ragazzi, davvero. Ah, c'è la bambola qui. I giochi che ti piacciono, puoi averli tutti. The games you enjoy, you can have them all. Oh, nice. Ah, figo. Che stai facendo? Nothing. Niente. Tutto puzza tantissimo. So, quindi, Miss Fortune, ho un paio di domande per te. Sei pronta? Are you ready? Sì, sono pronta. Fantastico. Sii onesta e pensaci prima di rispondere. Prima domanda. Credi alla magia? Sì. Perché no, dai. Sì. Sì, ci credo. Quando la mamma e il papà urlano, mi metto nel mio angolo segreto. E nel mio angolo segreto loro non bevono mai succo e non mi urlano mai, non mi strillano mai. E questo è magico, non credi? Oh sì, lo è, mia dolce bambina. Continuiamo, seconda domanda. Che bastardi. Se gli dico di no, cosa succede? Ma ha detto di essere onesti, giusto? E quello che vi ho detto poco fa è che non mi fido più di lui. Quindi no. No, sei solo una voce nella mia testa. Beh, la mamma parla da sola, anche lei. Dice che i suoi demoni interiori... Ah, che sono i suoi demoni interiori e continua a bere. Mi dispiace sentirlo. Sei il mio demone interiore? Io? Un demone? Oh, no. No. Ma non puoi essere un demone, non con quella stupida voce. Bene, comunque, ecco la terza domanda.
Are you afraid of dying? Perché le fa questa domanda? Non è che lui la morte, no? Penso che in fondo un po' tutti abbiano paura di morire, ragazzi. Però è vero, è triste, ma la morte fa parte della vita. A questo punto delle cose le farò rispondere no. No, non ho paura di morire. Perché tutti, tutte le persone morte che conosco non sono mai tornate dall'essere morte. Quindi deve essere figo essere morti. Beh, penso che lo scoprirai quando morirai. Guarda, sembra che ci sarà una tempesta. Oh no, spero che non pioverà così tanto. Non mi piace che mi si bagnino i piedi. Sono una ragazza per bene, sai? Ehi, hey, guarda, penso che ci siamo. Benjamin, attentami. Okay. Quindi guarderò qua fuori mentre tu entri e cerchi degli indizi. Sono sicuro che la volpe ha nascosto la felicità eterna qui dentro. Quindi assicurati che sia vuota e se vedi la volpe, corri. Andiamo. Oh, quindi pare che Benjamin sia bravo a tagliare la legna. Deve essere così muscoloso. Ok, mi sa che non ci resta che entrare, ragazzi. Andiamo dentro. Sì, coraggiosa Miss Fortune. Quindi Mr. Voice ha detto che rimarrà fuori di regola. Ok, guarderò in giro. Forse posso trovare la mia felicità eterna. Se Benjamin ce l'ha, gli chiederò di condividere il premio con noi e tutto quanto andrà bene. Ok, e questo è di Benjamin? Gli ha uno stile figo, mi piace. La TV. Wow, un fancy. Il, come si chiama, mannaggia, il videoregistratore. Possiamo mettere la cassetta nella foresta. Benjamin sulla TV. A che mi serve? È il mostro. Accidenti, ho rotto la cassetta di Benjamin. Forse posso aggiustarlo. Ta-da! Guarda, felicità al videoregistratore. Cos'è quel mostro, ragazzi? Cos'è? Oh, che divano comodo. Questo è il diario di Benjamin. Sono molto tentata di leggerlo. Ma vogliamo fare le persone per bene, quindi rispetterò la privacy di Benjamin. Quindi non spierò nella roba personale di Benjamin. Ok. Cosa abbiamo qui? Ok, è un... Quindi gli piace educarsi. Cioè, istruirsi forse. Mi piace questo in una volpe. Cosa dicono sti libri? La morte dopo la vita, Key to Cooperation, la chiave per la cooperazione, le storie divertenti di un uomo noioso, il significato dell'amore. Insomma, roba strana comunque. Guardalo. Gli sembra così carino con quel cappello. Ok. Io con te. Dio, Benjamin. Quindi mi dispiace davvero di aver rotto il tuo videoregistratore, ma tu mi hai rubato la felicità eterna. Quindi era stata promessa a me se avessi vinto il gioco, la voglio davvero indietro. Possiamo condividerla se vuoi. Dove vai, Benjamin? Sei spaventato dei tuoni, Benjamin? Non preoccuparti. Puoi tenermi la mano se vuoi. Oh, che stai facendo? Che fai? Questo è un bacio? Is this really happening? Sta davvero per succedere? What is that? Che cos'è? Is that your diary? È il tuo diario? You want me to read it? Vuoi che lo legga?
Is that what you're questo afraid of? È quello di cui hai paura. Di paura, penso di averlo visto anch'io. Abbiamo fatto bene, ragazzi, a rispettare la sua privacy, perché probabilmente... Oddio, che dice? Non ho più dolore di stomaco, solo del gas. Vado ad aiutare le vittime scomparse in città. Morgo sa che sono qui. Morgo gioca old trick. Che vuol dire? Cioè, usa il vecchio trucco tante volte adesso. Ma, vabbè, è comunque scritto abbastanza male, ragazzi. Ma fa un errore. Una vittima può sentire la sua voce nella sua testa. Codice della vittima: Misfortune. Quindi è la voce del mostro, avevamo ragione. È un codice davvero carino. Morgo non può averla. Dice... Sì, boss, non capisco. Deve essere salvata. Devo seguire i suoi passi. Ho preso Morgo, visto Morgo prendere forma. È spaventoso. Quindi questa è la forma del mostro, ragazzi. Il mostro che ci parla, perché evidentemente non doveva succedere a Miss Fortune di ascoltare la sua voce. Invece l'ha ascoltata e come. Quindi lui non ha potuto agire indisturbato. Non puoi nascondere i bambini. Seguilo, seguilo. Non ci resto manco morta qui. Mi stai salvando, Benjamin? Come se fossi una ragazza in pericolo. Corri, Miss Fortune. Corri, Miss Fortune. Oddio. Oh mio Dio. Gli è cambiata anche la voce. Benjamin, dove sei andato? Oh mio Dio. Oh no, oh no, questo è Benjamin. Benjamin? In che senso? Era vivo un attimo fa. C'è un buco dietro il quadro. Salve. Entraci, Miss Fortune. Non posso raggiungerlo, sono una ragazzina, sai. Serve lo sgabello allora. Sono così furba. Io, ragazzi, sono terrorizzata, ve lo dico, eh. Sono davvero terrorizzata. Quindi devo usare le mie abilità da ninja. Hop hop. E pop. Ma what a bad crack. Be quiet. This is a ninja mission. Ma che cazzo. Benjamin, are you here? Benjamin, sei qui? Incredibile come abbiano potuto inserire degli elementi così umoristici, ragazzi, in un momento drammatico, perché secondo me è davvero drammatico. So it was Benjamin. Quindi era Benjamin che piazzava queste trappole. Ma Benjamin sembra così gentile. Forse le ha messe per quel mostro. Probabilmente sì. Ma il mostro non è così stupido. Kind of fish balls? This is like sushi balls. Come palle di sushi. Cioè, sono in scatola praticamente. È chiusa, chiaramente. It's locked. È bloccata. L'immagine della chiave ci può aiutare in qualche modo. A picture of a key. Interessante. Però ci sono dei cardini. Ci sono dei cardini là sopra. My ninja stances. Quindi mi stanno dicendo di arrampicarmi su questa sedia. Ci sono dei cardini. Lì. È proprio così. Attenta, Miss Fortune. A real ninja lady? Quindi tocca qualsiasi cosa. Una vera ragazza ninja. A secret button. Bottone segreto, premilo. Sì. Forse serve per la porta, quindi... Ok, premo il bottone. Infatti... Porta fuori. Davvero. Ah, è stato facile. Alright. Time to find È arrivato il momento di trovare Benjamin. Oh. Oddio! Minchia, Miss Fortune. Che sfortuna, che sfortuna. Spero che le cose vadano meglio quando otterrò la felicità eterna. Madonna santissima, Miss Fortune. Finiamola, finiamo tutto questo, dai. Forza, forza, Miss Fortune, dai. Get up, Miss Fortune. Alzati, Miss Fortune. Che c'hai, Miss Fortune? Alzati. You are stronger. Sei più forte di quello che credi. Miss Fortune. You've been knocked down before. Mi sei stata battuta prima. Miss Fortune, dai! Did you let that stop you? Permetterei a questo di fermarti? Certo che no, dai! Get up, Miss Fortune. Alzati, Miss Fortune, ce puoi farcela.
Ma che seriamente, dai! Perché? Perché? Because. Perché? Perché cosa? You are the tu sei la piccola Miss Fortune. Ok. A parte tutto, mi sono spaventata, ragazzi. Pensavo veramente fosse morta così. Già mi stava più a male. Ok. Ok, sono fuori again. Di nuovo. Here? C'è qualcuno? Benji? Mr. Voice? Non credo che Mr. Voice ci parlerà più. Credo di essere da sola. Che carino. Baby, un cerbiatto. So è così dolce. Ciao amore. Il mio sogno è diventato realtà. Baby, sto accarezzando il cerbiatto. Sì, perché aveva detto che tutti gli animali di solito scappavano da lei quando cercava di coccolarli. Questa è di Benjamin. Sì, bag? È la borsa di Benjamin. Sei qui? Around? Ma gli è successo qualcosa? Deve essere nei guai. Sono davvero deluso da te, Miss Fortune. Ah, eccoti. Hey, hai visto Benjamin? Penso che trouble. Sia in pericolo. Didn't you hear what non hai I sentito quello said? Che ti ho appena I'm detto? Sono davvero deluso da te. Mr. Voice, per favore, smettila di giocare. Mi hai mentito tutto il tempo e fa davvero schifo. Non so se posso. Lo sapevo di non potermi fidare di te. Di che stai parlando? Benjamin mi ha davvero. Mi ha fatto vedere l'immagine che mi ha mostrato e tu sei quello che prende i bambini. E io non sono l'eroe di questo gioco, giusto? Credo che la felicità eterna era solo una menzogna. Smettila di dire baggianate. Dobbiamo continuare a giocare il gioco. Non puoi. Sì che posso. Smettila! Allora gioca con me. Devi trovare la felicità eterna. Ti darò un indizio. È a casa che ti aspetta. Sono stufa della felicità eterna. Non la voglio più. Non puoi dirlo. Questo sarebbe contro le regole. Mi hai sentito. Non voglio la felicità eterna mai più. Non tollererò questo comportamento. Ti aspetterò a casa. No, dimmi dove è Benjamin. Che cosa gli hai fatto? Maledetto mostro. No, regà. Cioè, ci ha fatto fare tutto questo giro assurdo, facendoci credere che la felicità ce l'avesse Benjamin. Non capisco il motivo. E adesso ci dice che il nostro premio ci aspetta a casa. Perché a casa? Guardiamo cosa c'è dentro. Forse c'è un indizio su dove trovare Benjamin. È assurdo, ragazzi. Che cos'è? Questo è davvero misterioso. Ma ragazzi, allora, per gli studenti dell'università, della, vabbè, quello che è tecnologia, eccetera. No, la realtà ultra praticamente si basa sul concetto del tempo. Dice che nuovi reami al di fuori dei cinque reami dell'esistenza essenziale sono apparsi. Dopo la guerra ultra, migliaia di esseri sono stati scoperti come prodotti dalla guerra, insomma, praticamente come risultato della guerra si sono quindi hanno creato per loro stessi un nuovo reame e lo chiamiamo l'oltre. L'oltre, in semplici termini, è un posto di estrema assurdità dove non ci sono assolutamente regole e leggi della fisica. Non possiamo permettere che questi esseri entrino in questi cinque reami al momento, visto che la nostra realtà, visto che insomma le basi della nostra realtà sono sull'energetica, sui valori etici ed energetici della realtà ultra, istituiti prima della guerra ultra. L'oltre è ancora un reame che non è stato capito praticamente. Non abbiamo ancora trovato modi per connettersi a questo oltre in una maniera logica. Le poche cose di cui siamo venuti a conoscenza sono i comportamenti di alcuni dei visitatori, anche conosciuti come parassiti. Normalmente entrano nella realtà 3D, anche chiamata Pandora, e cercano carne fresca da adescare e quindi praticamente portare nell'oltre. Ed è per questo che abbiamo bisogno dei protettori. I protettori sono gli unici che hanno la capacità
di vedere lo squilibrio che c'è fra le realtà e di usare strumenti disponibili nella realtà ultra. I protettori aiuteranno le vittime e le guideranno nell'appunto SenRCD. La guida che è insomma presente in questo libro deve essere seguita con molta responsabilità. Non saltate neanche un passo. Per ogni vittima che il protettore riporta al SenRCD il protettore stesso sarà appunto premiato con nuovi livelli, strumenti e altre istruzioni da seguire. Quindi passo 1: il protettore deve individuare le vittime e il parassita. Caso insomma del protettore riguardo il parassita, appunto chiamato Morgo, quindi valutare se la vittima ha bisogno di assistenza. Se è così, procedere con il passo 2. Quindi per capire se praticamente la vittima ha bisogno di assistenza bisogna controllare questa lista. Quindi la vittima sembra aver dimenticato la sua identità, la vittima è già morta ma non se ne rende conto, la vittima crede che le illusioni dell'oltre siano reali e la vittima simpatizza con il parassita. Quindi poi riguardo il parassita, appunto Morgo, quindi praticamente cosa fa? Trasforma e deforma la realtà in assurdità. Il parassita sembra amichevole e adesca quindi la vittima e la fa giocare a giochi pericolosi. Ragazzi, qua la riga numero 3 dice che può prendere la forma di una creatura animale o umana. Non mi dite, ragazzi, che è quello che penso. Non mi dite che alla fine avevo ragione su tutto e Benjamin era davvero il male. Perché può aver assunto la forma di una volpe. Dio, regà, mo me stacca la tutto, vi giuro, Vi giuro, non ci posso credere. Impara velocemente riguardo l'ambiente che lo circonda. Il linguaggio e la cultura non sono un problema per questo parassita. Grosse piume di uccelli neri appariranno vicino al parassita. La casa di Benjamin era piena. Questi uccelli sono gli occhi di Morgo e gli danno la possibilità di avere, insomma, di poter buttare un occhio riguardo tutto il mondo che lo circonda. Passo 2: usare ciò che circonda la vittima per aiutarla a rendersi conto del parassita. Il protettore può, per esempio, scrivere e dipingere semplici messaggi in spazi pubblici per aumentare la consapevolezza, la coscienza. È strettamente proibito interagire direttamente con la vittima. Può portare a traumi irreversibili nella mente della vittima stessa. Se il parassita uccide la vittima, si deve assolutamente procedere con il passo 3. Passo 3. Preparati al diretto contatto con... e non si legge più niente. Ragazzi, allora, cioè, qua c'è ancora il dubbio. Io penso che il dubbio ci sarà fino alla fine, ma se così fosse ci hanno fregato alla grandissima. Come m'era puzzata la cosa da un po', però sono stati troppo bravi, ragazzi, veramente troppo bravi, perché io comunque c'ho ancora il dubbio. Non mi è ancora davvero del tutto chiaro se a sto punto allora è Benjamin il cattivo o se è la voce. Io non ci sto capendo più una ceppa, ragazzi, la mia mente si sta frullando in una maniera incontenibile. Io non so davvero che dire. Dipingere, mi piace dipingere. Con cosa? Ah, non lo sapremo mai. Io ragazzi, cioè, sono senza parole. Quindi alla fine della strada ti renderai conto, ti accorgerai che hai già firmato l'accordo. At the end of the road you will realize you already signed the deal. A deal, you say? Un accordo, dici? In che senso? Questo è Benjamin come un bambino, so da piccolo, insomma, che carino. Io c'ho paura, ragazzi. Davvero non so cosa cacchio pensare a questo punto delle cose. Non so cosa pensare e ho paura. Ho davvero paura di scoprire la vera verità. Scusate il gioco di parole.
Dov'era Benjamin? All right. I guess okay. I'll take the Penso train che prenderò il treno home. Per tornare a casa. Probabilmente ci abbiamo alla fine, ragazzi. Attenti. Now when I look Guarda, at this, quando I can guardo see questo what posso Benjamin vedere tried to warn me about. Cosa... He knew all along, such a foxy boy. Quindi adesso che vedo questo posso capire tutto quello su cui ha cercato di avvertirmi. Ok, aspetterò here. Qui. Waiting, aspettando for per a little un po'. While. Ok, okay. I'm gonna talk parlerò to con me. So, Miss Fortune, Fortune. How dove have sei stata? Okay. Come stavi? I have this, ok, like, ho avuto un giorno I veramente monsters, pazzesco. Ho visto dei mostri, those, ho visto le bambole, ho visto Benjamin. And then I e went poi to sono the andata allo zoo e tutto quanto. Was e tutto quanto era dovunque. Mi sono accorta che Mr. Voice mi ha mentito davvero tanto Benjamin, e ha preso Benjamin e adesso sono da sola. Like non mi piace stare da sola. Wow. Ma sounds sembra like come se avessi avuto un giorno infernale, Miss Fortune. The train is here. Il treno è arrivato. Nice è stato Fortune. Bello parlarti, Miss Fortune. Ci vediamo you dopo. Go, vai, ragazza. Perché continua ad apparire? Perché? Ah, possiamo addirittura colorare. Ah, è di quei pennarelli che cambiano colore. Ma che figata. Io adoravo queste cose, ragazzi. Pennarelli magici. Non so se voi li avete mai avuti. Era una cosa davvero caruccia, comunque. Che cambiasse colore. Davvero incredibile. A seconda di dove colori, infatti. Devo colorarlo davvero tutto perché potrei metterci una vita, eh? Sto colorando davvero di merda, tra l'altro. Tra l'altro mi chiedo da dove cacchio ha preso il quaderno e il colore. La domanda sorge spontanea, ragazzi. Vuole far capire l'imprecisione di Miss Fortune. Va bene, usciamo. I don't feel inspired. No, non sono ispirata. Hello, Hiro. I didn't recognize you. Non ti ho riconosciuto. Such a coincidence. Che coincidenza che siamo sullo stesso you know, sai, I ho avuto uno scontro con questa voce stupida nella mia testa. I get the feeling that Mr. Quindi, Voice is Miss Voice non è quello che dice is. Di essere, credo. Have you ever heard hai mai sentito delle head? Voci nella tua testa? I know Hiro. What does Lo so it Hiro, mean? Che cosa significa? No! È il mostro! Lascialo! Oddio, quello spirito che... Aiutalo, aiutalo! Aiutalo! Hiro, tiri la mia mano! C'era una scritta sul vetro che diceva, era al contrario. Oddio... È stato orribile, va bene? Sì, assolutamente orribile. Spero che rivedrò Hiro di nuovo. Mi chiedo che cosa gli abbia fatto il mostro. Adesso devo tornare a casa tutta sola. Questa è l'ultima volta che seguo una voce nella mia testa. Se Benjamin fosse qui, camminerebbe con me. Ah. Paura, ragazzi. Benjamin ho paura. Benjamin mi stava avvertendo tutto il tempo, ma non riuscivo a vederlo. Volevo così tanto quella felicità eterna. Sono una stupida ragazzina, ecco cosa sono. Alla fine mi sono divertita a Fantasmagoria. Ne parlerò alla mamma. Ha preso un colpo, ma ha preso. Salve. Excuse me. Scusate.
I'm talking over here. Ehi, vi sto parlando. Well, if that's how you è così, se, così che trattate le ragazzine. Andate a farvi fottere. Ma lascia perdere, va. Lasciamoli perdere. Io sono preoccupatissima, ragazzi. Oddio, siamo arrivati a casa. Ed è pieno di corvi. Oddio, ragazzi, oddio. Non ce la posso fa. Dove è la macchina? Is daddy gone again? Papà se n'è andato di nuovo. Oddio, regà. Ho paura, è chiaro che ho paura? We got red lights. Abbiamo messo le luci rosse, mi piace. Le luci rosse non sono mai un buon segno. Mommy, I'm back. Mamma, hello? Sono a casa. Cos'era quel gorgoglio? Stiamo scherzando. What's that sound? Che cos'è questo suono? Benjamin? Stiamo scherzando, cazzarola, stiamo scherzando. Non c'è più nulla in casa, perché? Perché? Hello? Ehi, mamma! Mommy? Benji? What happened here? Che cosa è successo qui? Congratulazioni, hai raggiunto la fine del mio gioco. Lasciami in pace. Sto cercando la mamma e Benjamin. Non c'è nessuna felicità eterna per te. Non mi interessa più. Ovviamente ti interessa. Sai che la tua mamma ne ha bisogno. È una tua responsabilità. Sì, penso tu abbia ragione. Bene. Pronta per un nuovo gioco? Se gioco di nuovo, mi ridarai Benjamin? Penso che potrei. Ma solo se ti fidi davvero. Cioè, se ti impegni davvero nel gioco. Ok, splendido. Amerai il mio nuovo gioco. Questa è Miss Fortune. È una bambina meravigliosa che non ha una famiglia meravigliosa. Ma è l'inizio del gioco. Aspetta un minuto. Non ho fatto già questo? No, non lo stai facendo correttamente. Ma mi hai detto hai detto qualcosa riguardo il morire oggi, insomma. Smettila di parlare, per favore. Giochiamo un altro gioco o che cos'è? Non capisco. Se poi raggiungi la fine del gioco, ti darò la felicità eterna. E quindi poi dici accordo, io dico sì. Smettila di rovinare tutto. E ho felicità eterna? No, nessun accordo, fantastico. Pronta per... Aspetta, cosa? No, nessun accordo, no. Ma che cosa se ci fosse la volpe ad aspettarti nel corridoio? Se il gioco riguarda Benjamin e mi lasci da solo, giocherò da sola. Ok, promesso. Sai la strada, conosci la strada. Io non capisco cosa cacchio stia succedendo, ragazzi. Questa è una nuova canzone per ballare. Non capisco. Se Mr. Voice mi spaventa di nuovo, correrò e mi nasconderò qui. Quante cose che sono strane, ragazzi. Ho il sospetto che Mr. Voice sia il mostro nel mio armadio. Quindi giocherò il suo gioco l'ultima volta. Proviamoci, ragazzi. Devo correre per forza e cadere. Il vaso si romperà. No, non di nuovo. Hai detto che non sarebbe stato come l'ultima volta. È stato un meraviglioso esempio di causa ed effetto. No, mi hai mentito. Non voglio giocare più questo gioco. Ottimo. Quindi allora giochiamo ad un nuovo gioco. Nuovo gioco. Toc toc. Chi è? Non voglio più giocare con te, basta. Knock knock.
Toc toc, chi c'è lì? You're scaring me. Mi stai spaventando, smettila, lasciami sola. No. 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 Che cosa è successo? My secret spot. Il mio angolo segreto non mi troverà qui. No, corri. Open this door. Apri questa porta, Miss Fortune. We have a new game. Dobbiamo giocare un nuovo gioco. I told you. No, te l'ho già detto. I don't want to play. Non voglio più giocare anymore. Con te. Oh, sweet unicorn. Oh, dolce unicorno. Please take me to your rainbow kingdom. Portami nel tuo regno di arcobaleno. So now we're playing. Adesso stiamo giocando a nascondino, I love that game. Adoro quel gioco. Lasciami sola. All right. Just so you know, my game is the il mio gioco è l'unica cosa che ti sta tenendo in vita. Is that one more of your è una delle tue altre bugie? I will live forever with Benjamin. Vivrò per sempre con Benjamin e non c'è nulla che tu possa fare. Puoi smetterla di parlare di quella volpe. Ha cercato di portarti via da me tutto il tempo. Con i suoi brutti disegni. Anna, you don't talk like that about non parlare Benjamin. Così del mio Benjamin. You know what? Sai cosa? I'm done with you. Ne ho abbastanza di te, voglio che te right ne vada. Now. Adesso. You don't have a clue. Tu non capisci cosa sta succedendo. This is not the questo last non è l'ultimo gioco che giochi con me, Miss Fortune. Questo è solo l'inizio. Silly little child. Another toy for my collection. You're mine to play with for eternity. Devi giocare come per l'eternità. I'm sick of you being a bully. Ne ho abbastanza di te che comandi. Vedrai, Benjamin verrà a salvarmi. No, abbiamo fatto un accordo. Hai attraversato il sentiero e adesso sei mia. Lasciami andare. Benjamin! How did you get here? Come sei arrivato qui? There's nothing you can do. Non c'è nulla che tu possa fare, mi appartiene. Ok. Ci hanno lasciato il dubbio fino all'ultimo, ma is everything back è tutto to tornato normal normale? Now? Benjamin save me. Benjamin mi ha salvato. Benji, are you around? Sei qui? Mr. Voice era il mostro, quindi. C'era questa cosa delle varie realtà e quindi Benjamin era un protettore che doveva salvare e aiutare le vittime, ovviamente. Benjamin, Benjamin sei andato fuori? La bambola. Morgo sta arrivando. Apri i tuoi occhi e la voce nella tua testa che ti sta facendo impazzire. Morgo is coming. Open your eyes. He's the voice in your head driving you mad. Well, now I know what to call adesso Mr. so voice. Come chiamare Mr. Voice. Benjamin? Usciamo. Benjamin, dove sei? Ok. Questo, ok, come era la prima volta dopo che l'abbiamo aggiustato? Dov'è mia madre? Tra mommy? L'altro. Benjamin.
Cos'è successo? Mommy, I'm back. Sono tornato. Mommy, don't ignore me. Mamma, non ignorarmi. Are you angry because I couldn't Sei arrabbiata perché non ho potuto prendere la felicità per te? No, un'altra volta. Che succede? Mommy? This must be a bad dream. Non me lo dire, non ci posso credere, no. Oh mio Dio, non ci posso credere. Pensavo di averti perso. Oh. What's this? What's happening? Che sta succedendo? We need to go? Dobbiamo andare. Right. Non ci posso credere, raga. Non ci posso credere. Benjamin, aspetta. Mi stai portando da qualche altra parte perché non ho niente in contrario, ma devo parlare con mia mamma. Mamma. I'm going to go somewhere else. Sto andando da qualche altra parte. With Benji, okay? Con Benji, ok? È la volpe che mi piace. Sono una ragazzina per bene, sai, è quello che sono. I guess I was your little misfortune for a while, but you need to find your own happiness now. Devi trovare la tua felicità adesso. I love you forever. Mannaggia. Ti amerò sempre, nonostante tutto. Mannaggia la miseria, mannaggia. Perché? Stop, Benjamin. Aspetta, Benjamin. Where are we going? Dove stiamo andando? Benji? Ci sono altre sorprese, no? Perché non sono pronta, eh. Non sono pronta per altre sorprese, ve lo ripeto. Oh, il cucciolo! Sono felice di rivederti. Wait for me, puppy. Aspettami, cucciolo. Che cacchio significa? Oh.
Scusate il silenzio, ragazzi, ma sono veramente perplessa e interdetta. Non so cosa aspettarmi più a questo punto delle cose. Ma dove minchia ci ha portati? Perché è terrificante questo posto? Perché? Perché? Questo posto è davvero freddo. Io non so se ho il coraggio di andare avanti, ragazzi. Ma che cazzo è? Non li ho completati tutti, mannaggia, mi è sfuggito qualcosa. Ma che cazzo è? Ma che significa? Tutto intorno i disastri sembrano sparire. Profondamente nella nebbia lo sconfiggerai. All the disasters seem to disappear. Deep inside the fog, you defeat him. I guess Mr. Voice game is over now. Suppongo che il gioco di Mr. Voice sia finito. Benji? Who are you? I'm a little lady. Miss Fortune. That's who I am. Ecco chi sono. Lady Miss Fortune? Yes, you could say sì, that. Sì, puoi dirlo così. Good. Step inside. Dentro. We were expecting. Ti stavamo aspettando. What is this place? Cos'è sto posto? Allora ragazzi, io credo di aver capito che questo gioco può avere anche altri finali. Io non ho la minima idea di quale finale ho ottenuto. Non credo sia ovviamente il finale migliore, perché purtroppo abbiamo scoperto che Miss Fortune in realtà era morta e non si rendeva conto di questo. Una cosa che mi sono persa, ragazzi, poi penso che lo rivedrò ovviamente quando editerò il video, che quando era sul treno c'era una cosa scritta sui vetri, anche se era al contrario, e non sono riuscita a leggerlo. E tra l'altro non sappiamo cosa volesse dire la frase di Hiro in giapponese. Forse magari la traduzione era quello che era scritto sul vetro, non lo so. Fatto sta che è stato incredibile, ragazzi. Davvero davvero incredibile. Io sono tuttora basita, sono tuttora colpita, perché è un gioco che fondamentalmente è davvero molto semplice, ha meccaniche super super semplici, e nonostante questo è riuscito comunque a coinvolgermi tanto, a tal punto, ragazzi, che mi avete visto insomma sul finale, e quando abbiamo scoperto che lei era morta ci sono rimasta veramente malissimo. E poi cioè alla fine delle cose un po' si spiega tutto, perché lei aveva visto appunto delle cose davvero assurde, no? Ci ricordiamo, e non riuscivamo a spiegarci come fosse possibile, quindi erano tutte le illusioni di Morgo. Solo che a questo punto, visto che anche in questo mondo, ragazzi, abbiamo visto delle cose assurde, mi sto chiedendo se alla fine dei giochi anche questo posto fosse semplicemente un altro di quei reami che si erano creati al di fuori di quelli ufficiali, diciamo così. Quindi mi chiedo se questo sia davvero il posto migliore dove finire
per Miss Fortune. Non lo so, è un gioco molto criptico, molto simbolico, molto metaforico, quindi bisognerebbe secondo me rigiocarlo per poter cogliere tutte quante le varie sfumature e appunto rigiocarlo per vedere quali sono i finali alternativi, quindi è anche molto rigiocabile. Di per sé, ragazzi, dal punto di vista tecnico il gioco secondo me è molto bello, molto carino, nonostante sia fondamentalmente in 2D gli danno una diciamo almeno un senso di profondità, e comunque mi piace tutto davvero tanto, i disegni, le atmosfere, i colori che cambiano a seconda dell'ambiente in cui ci troviamo, mi è piaciuto davvero tanto a livello visivo. A livello sonoro anche devo dire che in certi momenti le musiche erano davvero molto coinvolgenti, specialmente appunto verso la fine, e dal punto di vista della rigiocabilità, ragazzi, che dire, assolutamente rigiocabile, perché appunto comunque ci vengono date diverse possibilità e quindi si ha anche la possibilità di vedere diversi finali, quindi vediamo se c'è qualcosa alla fine dei titoli di coda, anche se suppongo di no, infatti non c'è nulla, ma sono stata davvero contenta di poterlo giocare perché secondo me è una piccola perla che è stata molto sottovalutata, molto probabilmente tante persone solitamente a volte non giocano certi giochi solo perché sono in inglese e non hanno neanche i sottotitoli, ma secondo me è un errore, è uno sbaglio, perché appunto poi ci priviamo della possibilità di giocare giochi davvero belli come questo qui. Quindi io mi sento di dargli, ragazzi, un 9, un 10, insomma, per me è un voto davvero pieno, anche perché comunque le cose si vanno scoprendo piano piano, e a maggior ragione poi a fine gioco si trova il documento di Benjamin dove viene spiegato tutto, quindi comunque bisogna un attimino scavare per poter scoprire a fondo cosa sta succedendo. È stato bellissimo quello che hanno fatto, perché comunque ti instillano il dubbio su chi sia davvero il cattivo, e secondo me quel dubbio ti rimane fino alla fine, perché fino alla fine delle cose, ragazzi, cioè quello che diceva il documento, che comunque possono assumere anche forme animali questi parassiti, sinceramente a me il dubbio comunque mi è rimasto fino alla fine, anche perché appunto non capisco se il mondo dove siamo finiti sia l'opzione migliore che potessimo ottenere, quindi il dubbio mi rimane comunque, e hanno fatto un ottimo lavoro quindi da questo punto di vista, perché non è facile comunque lasciare il videogiocatore dubbioso fino alla fine, quindi sono riusciti davvero a incastrare bene tutti quanti gli elementi per far sì che questo accadesse. E ovviamente, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento, perché voglio assolutamente avere anche le vostre interpretazioni, perché poi lo sapete che quando è tutto simbolico il vero significato è difficile da scovare, quindi poi ognuno magari ci vede qualcosa di personale, quindi ovviamente, ragazzi, aspetto tutti i vostri pareri qua sotto in commento, voglio che mi diciate cosa vi è piaciuto del gioco, cosa ne pensate della storia, quale può essere il possibile significato, e vi ricordo, ragazzi, di spolliciare, perché secondo me questa serie ha meritato davvero tanto e a maggior ragione questo finale. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!